Signori, benvenuti, finalmente torniamo su Dragon Ball FighterZ, quest'oggi con un nuovissimo personaggio direttamente dalla Season 2 del FighterZ Pass, e cioè Goku GT, ma che, come potete vedere, cosa già incredibilmente apprezzata, possiede in realtà anche gli abiti, tra virgolette, o meglio la colorazione direttamente quasi identica a quella lì della prima serie di Dragon Ball, ok? Molto molto bella questa cosa. Quindi abbiamo un Goku che ricorda quasi in tutto e per tutto, a parte pochi dettagli, il primo Goku della prima serie ovviamente. Ma utilizzeremo poi anche il Goku con gli abiti classici, diciamo, di Dragon Ball GT, anche perché questo qui proviene proprio da lì, ok? Sembra quasi una sorta di mashup fra prima serie e Dragon Ball GT. Quindi proviamo immediatamente il personaggio. Vi faccio vedere, come al solito, per ogni PG, prima l'allenamento con le mosse classiche, quindi le combo abbastanza standard e le autocombo, insomma, anzi nemmeno le autocombo. Va bene, allora devo capire un attimino questi potenziamenti come si deve, perché non ho ben capito quando è che parte il Super Saiyan di terzo livello e quando parte il Super Saiyan. Qui ad esempio vi dico, mi aspettavo il Super Saiyan ed ho paura in realtà che adesso con la Suprema mi si trasforma in quarto livello, sapete? Anche se non volevo farvelo vedere. Allora, vi faccio vedere. Queste qui sono le combo di quadrato. Standardissime. Perfetto. Poi abbiamo quelle lì di triangolo, che ovviamente si concludono con la Kamehameha Super Saiyan di terzo livello al momento, anche se sarebbe dovuto essere Super Saiyan. Va bene. Poi abbiamo questa qui, che praticamente sarebbe la combo mezza lunetta più quadrato in avanti, mentre questa qui è la combo mezza lunetta all'indietro più quadrato. Abbiamo poi, questa è bellissima, preparatevi la Kamehameha in corsa, molto molto bella, praticamente mezza lunetta in avanti più X, o croce come volete chiamarlo, mentre mezza lunetta all'indietro, come potete vedere, facciamo praticamente lo slancio Kamehameha, o Kamehameha invertita, come volete chiamarla. Molto molto bello, ovviamente ben concatenabile. Anche visto prima una bella combo, adesso provo a replicarla, vediamo se ci riesco. No, non ci riesco in alcun modo. Ecco, volevo concatenarla con questa qui, però non riesco come si deve. O sono io che sono stupido? No, sono io sicuramente. Quindi, allora, vi ho fatto vedere praticamente la camera. Ok, passiamo solo alle combo di triangolo. Questa qui è la mezzalunetta ovviamente in avanti, più mezzalunetta all'indietro, triangolo, questa qui. Ora, abbiamo ovviamente come mossa speciale la Kamehameha, a questo punto Super Saiyan di terzo livello, mentre come suprema in realtà ne avremmo due. Abbiamo una che sarebbe il pugno del drago, praticamente, però in stile Goku Super Saiyan di quarto livello, quindi il personaggio si trasforma. Mentre poi abbiamo invece un altro pugno del drago, tra virgolette, quello lì che utilizza contro grande mago piccolo, in fin dei conti. Ma abbiamo, attenzione, anche questa in realtà, la Super Sfera Genkidama, anche se qui viene chiamata Super Ultra Sfera Genkidama, ed ha fatto dei danni incredibili, tra l'altro, ci sto facendo caso solo adesso. Vediamo un pochino cosa ci carica qui. Come immaginavo, si è trasformata in Super Saiyan di quarto livello, ma sapete per quale motivo, probabilmente? Adesso la scopriamo insieme questa cosa, Allora, vediamo un attimino. Impostazione addestramento barra salute. Perché Yamcha lì non me lo Che gli è successo a Yamcha? Perché non posso utilizzarlo? Allora, io credo che dipenda da quanti compagni rimangono in vita, ok? Durante la battaglia. Lo scopriremo comunque insieme, quindi facciamo una cosa. Spostiamoci direttamente all'interno magari dell'arcade o delle battaglie e proviamo insieme questo personaggio in battaglia, quindi provo anche a mostrarvi l'altra suprema, ok? Ok, dialoghi che non mi piacciono tantissimo. Vediamo un pochino questo personaggio come si muove in combattimento. Allora, a me, vi dico la verità, a primo impatto piace abbastanza. Mi sembra un personaggio abbastanza velocino, interessante da utilizzare sicuramente. Il fatto che abbia più combo è carina come cosa, è molto interessante. Ovviamente lasciate perdere come gioco, perché non so minimamente giocare a FighterZ. Non giocandoci attivamente, purtroppo le mie skill sono penosissime a dir poco. Perfetto.
Però man mano sto cominciando a ricordare qualcosina, ma faccio sempre questo. Ricordo più o meno come si premono i tasti all'interno di questo gioco, poi me ne dimentico, poi me lo... Vabbè, avete capito. Allora, vediamo un attimino se ci fan fare l'altra versione della Suprema, eh. Eccola qui. Molto bella sicuramente, molto molto bella. Però io adesso... Perfetto. Voglio testare ciò che vi dicevo prima, e cioè, se noi facciamo crepare un nostro alleato, se Goku passa in quarto livello, ok? Però aspettate un attimo che vi faccio vedere anche la Kamehameha Super Saiyan a questo punto, che è una delle cose che non vi ho fatto vedere prima. Eccola qui, come vedete si trasforma in Super Saiyan. Adesso passiamo un attimo con Goku. Me lo faccio giusto indebolire, anzi me lo faccio buttare giù, e poi proviamo a fare la Suprema con Goku GT. Ok, mi sono fatto shottare Goku, vediamo se adesso funziona. A quanto pare sì, cioè la mia teoria dovrebbe essere giusta. Dipende un attimino dagli alleati. Se vi buttano giù un alleato, Goku passa in quarto livello. Altrimenti, a quanto pare, utilizza Suprema classica, Super Saiyan di primo... Oh, bellissimo. Caspita, credo che sia la conclusione di un personaggio più bella in assoluto. Sempre se c'è stato Broly, lo so che sei dalla mia parte, ma mi prego, bellissimo. Bello, bello. Signori, facciamoci un'altra battaglia come si deve a sto giro. Perfetto, cominciamo quest'altra battaglia contro Broly a sto giro. Vediamo di impegnarci un attimino di più, eh. Allora, comunque come personaggio vi dirò, Goku non mi sembra proprio uno dei più abbordabili per chi non conosce alla perfezione Fighters, o per chi comunque non è che sappia giocare più di tanto, eh. Io ad esempio vi dirò, non è che mi ci stia trovando proprio benissimo col personaggio. A differenza di altri PG che ad esempio già mi risultavano un pochino più semplici nell'utilizzo, ok? Mentre qui Goku mi dà un po' di problemini, ma proprio nel capire come si muove, come non si muove. Un po' particolare come PG sicuramente. Allora, scambiamo un pochino con Trunks anche, perfetto. Attacco bruciante. Ti brucio proprio i capelli, Gotenks. Te li faccio diventare delle banane bruciate. Quindi... Goku blu, carissimo mio Goku blu, io adesso ti faccio affrontare un tuo conoscente qui. Ecco qui, Super Saiyan. Yes, perfetto. Ah, caspita. Vorrei ricaricare un pochino il ki. Il problema è che questi qui non è che ce ne diano proprio chissà. Caspita, caspita, attenzione, attenzione, no. Ci ha buttato giù proprio Goku, caspita. Cioè, l'unico che non doveva creparci, incredibile. Va bene. Vai Veget. Becchiamoci sto Goku, distruggiamolo completamente. Ah, caspita. Non l'ho beccato con la spada dello spirito. Cioè, guardate come gioco, tra l'altro. Giocala come viene, premo quasi tasti a casaccio. Più o meno. Cioè, ci siamo vicinissimi, credetemi. Perfetto. Eccola qui. Oh, gli devo affettare i capelli pure a Broly. Mamma mia, Veget. Mamma mia, quando prende il nemico e lo scaraventa, anzi lo sbatte con la testa al terreno, è una roba tremenda, assurda. Quindi, oh, io gli voglio fare una Suprema a questo, fammi caricare per favore. E mannaia la miseria, ti devo fare una Final Kamehameha che te la ricordi, te la sogni stanotte, Broly. Te la sogni stanotte, ecco qui, che t'avevo detto? Che te la saresti sognata? Abbiamo fatto questa è la conclusione distruttiva, esatto, conclusione distruttiva, ricordavo bene. Beh, questa battaglia sarebbe dovuta essere dedicata a Goku GT, invece non è che proprio sia andata benissimo. Questo per farvi capire come effettivamente uno che non gioca attivamente a questo gioco, secondo me possa trovare un po' di difficoltà a provare quel Goku GT. Comunque riproviamolo. Akami
Ok, affrontiamo praticamente la versione bambino, in realtà, ma non proprio, però versione bambino contro la versione adulta di Goku. Allora, io voglio ritestare la questione, diciamo, del quarto livello, ok? Quindi ci voglio provare. Super Saiyan. Allora, io adesso cosa faccio? Passo un poco con Goku Blu. Sì, però abbiamo già distrutto Goku Super Saiyan. Allora, dai, mi faccio buttare giù questo Goku Blu. E poi torniamo di nuovo con Goku Kid e proviamo a utilizzare. Vediamo se riusciamo a utilizzare per l'appunto il quarto livello. E adesso mi carico anche Laura per quando torniamo in battaglia. Perfetto. Fateci fuori sto Goku e poi utilizziamo il quarto livello. Ci proviamo quantomeno, dai, perfetto. Goku Kid, è arrivato il tuo turno. Non mi deludere, mi raccomando. Non mi deludere. Passettino in avanti. Yes. Credo che non ci siano obiezioni, no? Credo, spero. Cioè, è questo il modo per farlo diventare quarto livello. Far crepare un alleato e poi scatenare il Super Saiyajin 4. Stupendo. Oh, non l'ha shottato, caspita. Ma che fai? Ti shotto adesso, però. Ti shotto adesso. Tra l'altro Ginyu è scomparso nella colonna di roccia. Non so se ci avete fatto caso. Signori, è arrivato il momento di chiudere anche questo Veget. Con la Kamehameha in movimento. No, niente Kamehameha in movimento. No, attenzione, attenzione, attenzione qui, attenzione qui. Attenzione qui. Aia. Aia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 
Comunque Goku, essendo troppo piccolo, a volte non si vede nemmeno, si perde totalmente all'interno della visuale. Non so se ci avete fatto caso. Cioè, sto facendo tutte cose a caso qui. E basta, Veget, caspita. No, aia. Perfetto. Yes. Abbiamo dato un pugnone esagerato proprio lì. Proprio lì. Scena un po' strana questa qui. Ammettiamolo, scena un po' strana con questi vestiti. Ci stava molto meglio con gli altri vestiti. O meglio, risultava molto meno strana. Serio che dire, questo qui è Goku GT di Dragon Ball FighterZ. Ovviamente non vi attenete tantissimo a ciò che vi ho mostrato, perché, ripeto, non ci so giocare a questo gioco, non ci so per nulla giocare. Però comunque ci tengo sempre a mostrarvi, quando esce un nuovo personaggio, il suo moveset, trasformazioni, supreme, come si muove e tutto il resto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo personaggio, se vi piace, se secondo voi, se in realtà la pensate come me, cioè che questo personaggio è abbastanza difficile da utilizzare secondo me. Quindi, a questo punto mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video e noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.